condannato il sindaco di Milano Beppe Sala per l'Expo. L'ex commissario straordinario dell'Esposizione Universale Meneghina 2015 è stato sanzionato per falso ideologico con una pena a 6 mesi, convertita in una multa di 45.000 euro. L'accusa ha dimostrato che Sala ha firmato il 31 maggio 2012, ma con la data del 17 maggio, 2 atti ideati per sostituire 2 commissari della più importante gara di Expo, la cosiddetta piastra da 272 milioni. Il tribunale ha tuttavia riconosciuto a Sala la speciale attenuante di aver agito per motivi di particolare valore sociale, ovvero non ritardare troppo i lavori di Expo. Non produrrà effetti sulla mia capacità di essere sindaco di Milano, quindi prima cosa voglio garantire ai milanesi che continuerò a svolgere il mio lavoro. Lo farò con la dedizione che conosco, che conoscono. Assolto invece il coimputato Angelo Paris per non aver commesso il fatto, l'imprenditore Pier Giorgio Baita e l'ex direttore generale di ILSPA Antonio Rognoni. La condanna non produce alcun effetto collegato alla legge Severino. A sostenere l'accusa sono stati i sostituti procuratori generali Massimo Gaballo e Vincenzo Calia, dopo che la procura generale Casoraro aveva avocato il fascicolo, sostenendo l'inerzia della procura della Repubblica Milanese. Infatti i precedenti PM avevano ritenuto l'illecito privo di rilievo penale.